Rieccoci, signori miei, sono qui con Sam. Come saprete, nell'ultimo episodio ci siamo dovuti separare da Henry e Ellie e siamo in questa zona che era il campo di resistenza di questi, diciamo, sopravvissuti che purtroppo è andato a finire tutto in malora. Allora, io ho un medikit, lo uso perché sono messo male, mi spiace, ma... Guarda questa. Sembra un'aula. Perché Eh sì. non l'hanno protetta? Vorrei saperlo anch'io. Di certo non meritavano tutto questo. Più facile a dirsi che a farsi. Cos'è? Danny e Ishi, i nostri protettori. Pensi di poter far scendere quella scala? Come già. Da fuori. Tanto però do un occhio io. Ecco fatto. Bravo. Bel lavoro, ragazzo. Acqua, acqua, acqua. Qui. Niente di utile. Questo si è nascosto dietro la tenda della doccia. Ottimo il tentativo, ma per me no. Cessi chimici, non c'è nulla. Qua sopra. No, qua è dove eravamo prima. Qua sotto c'eravamo noi. Di qui ci siamo venuti. Devo dare un occhio qua dentro. C'è solo morte e disperazione in questo luogo ormai. E blatte. Questi? Ho trovato gli attrezzi là in fondo, ma non li ho trovati qui. Ma li ho trovati qui e mi sono dimenticato? No, è possibile. Può essere, eh? Fatto sta che non c'è una diavolo di non c'è un diavolo di banco di per craftare le armi. Vabbè. Andiamo avanti, troveremo. Io rivoglio la mia Ellie, Sam. Sei simpatico, ma Chi sia Ellie? Andiamo. Joel, sono loro! Eccoci! Sam! Grazie al cielo! Continuiamo a correre! Merda! Sam! Madonna! Dai, corri! Ellie, allontanati dalla porta! Forse ci spingiamo insieme! Ci togli il tubo. Allora sbrigati. Su, vai. Grazie. No, c'è niente. Dobbiamo buttarci? Eh sì. Abbassati. Una molotov. Merda, è bloccata. Fammi scaletta. Posso uscire da quella finestra? Fammi scaletta. Devo farla io? Aprila No. dall'altro lato. Fai in fretta. Dai, 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 dai. Ehi, forza, Sam. Non devi restare qui. E tu? Starò bene. Cazzo. Forza, vai. Quindi? Pronti? Quindi so cazzi. Ci siamo. Porca puttana, ma perché vieni qua? Ma dai, beccalo! Porca troia! Qui!
No, 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 no. Perfetto. Perfetto. Prendi fuoco, prendi fuoco. Perfetto. Se prendesse fuoco anche l'altro. No, 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 no. No! Ma vaffanculo. Ma vaffanculo, vaffanculo. Ci siamo. Tocca rifare tutto. Cristo santo. No. Facciamo così. Joel, aiutami con questa cosa. Così. Mi droppate qualcosa? Niente. È chiusa. E muori, mamma mia, merda. Porca troia, che culo. A pugni, oddio. Madonna. Le uccisioni della vita. Via. Non droppano niente, via. La porta è aperta, vai! Devi muoversi. Forza, andiamo! Joy, ti muovi? Signore. Che tensione. Oh. Aiuto. Guardate qui. Cos'è? Uno scherzo del cazzo? No. Grazie dell'avvertimento sull'altro lato. Vabbè, eravamo dentro. Attenzione, infetti dentro. Non aprire. Ah. Cos'è questa staticità? Muovetevi su. Andata. Come stai, piccoletto? Ci è mancato poco, eh? Ci è mancato anche poco. Che non ho più un cazzo. Se non è survival questo gioco a livelli alti, non so cos'altro lo sia, perché non abbiamo più una sega. Niente. E si va. Bella però quella zona. Ah sì, è bellissimo. Ecco la torre. Che ti avevo detto, eh? Troviamo il modo di arrivarci. Qua sarà una fase di grandi esplorazioni. Normale amministrazione. Quando ero con Eno, io ho fatto pure un paio di effetti tutta da sola. Mi sarei stato orgoglioso. L'audio è fottuto come al solito. Ci sta. Ci sta un attimino di calma, di esplorazione. Allora io comincerei a dare un occhio alle casette. Al massimo ne guardiamo qualche d'una, poi le controllo io. È stato molto emozionante, eh? Oh, sì. Ci prova tantissimo, Sam. Come siete finiti? Io... Una mia amica, Marlene, gli ha chiesto di portarmi dalle luci. Andate d'accordo, no? Sì, beh... Ora lo comando a bacchetta. Facciamo velocità di cura? Non gli dà neanche risposta. Facciamo velocità. No, non è inutile velocità di cura. Dai, facciamo questo. Facciamo un po' di tutto. Tanto la specializzazione che volevo ce l'abbiamo, quindi la salute massima. Secondo me mi ha salvato in parecchie situazioni, anche se non è mai abbastanza a questo livello. Pezzi. Vorrei cominciare a fare andare su un po' le armi, dato che ho trovato gli attrezzi. Non riesco nemmeno. Seminterrato, che c'è?
C'è veramente nulla. Qua c'è il nostro Henry. Allora, noi siamo entrati in questa casa, forse qui. No, noi siamo entrati in questa. C'è un cane. No, invece no. I have a gun. You loot, I shoot. We shoot to kill. Sparo per uccidere. Andiamo in altri passi. Sono armato. Non varcate la mia soglia. Non oltrepassatela, se no. Sparo a vista. Ah, esatto. Sembra tutta gente ospitale. Dopo l'epidemia sono stati vittime degli sciacalli. Sono quasi diventati paranoici. Ricordi quel periodo, Joel? Si barricavano tutti in casa. Poi le provviste hanno cominciato a scarseggiare. È in casi come questi che esce la vera natura delle persone. Già. Andiamo sotto. Meglio starne alla larga. Questi non sono come quelli della zona. Sono feroci. Hanno fame. Che cos'è questo? Oh, un camioncino dei gelati. Un camioncino dei gelati? Già, me l'ha detto Henry. Vendevano il gelato direttamente dal cane. Cosa? Vorrei buttare via un colpo, però ho paura. È vero. Questo affare metteva una musichetta inquietante a tutto volume. I ragazzini uscivano di casa per comprare il gelato. Inquietante. No, sono serio. Cavolo, erano tempi strani. Da. L'avevo detto. La musichetta inquietante. Elio mito. Elio mito, signori cagnini. Scappano. Ciao. Meglio così. Avevo voglia di spararli, ma avrei buttato via un proiettile per nulla. Brown, questa è chiusa? No, è aperta. Joel, fai andare, su. Dai. Madonna, ste TV. E canticchia. E tutu papà. Vado al piano di sopra. Qua c'è un dialogo segreto, mi sa, ancora. Tanto c'è un foglietto. Cara. Cara non nel senso di cara, ma cara nel senso del nome, cara. Che è anche cara, però ci sta. In mia assenza sei tu l'adulto di casa, ora tocca a te badare a tuo fratello, occupati di lui, starò via solo qualche giorno per raccogliere cibo e rifornimenti. Se per qualche ragione non fossi ancora tornato, dopo una settimana prendi tuo fratello e dirigiti verso la zona di quarantena di Pittsburgh. Bella idea. Non aprire la porta a nessuno tranne a me. Conserva i proiettili. Se foste costretti ad andarvene, tenete un basso profilo e muovetevi rapidamente, approfittate del fatto di essere piccoli. Mamma mia, che brutta situazione. Non sarà mai tornato, immagino. Roba inutile come sempre. C'è un balconcino. No. E di qua? E di qua sì. Yeah! Io sopra la sedia, sotto il menisco. Vabbè signori, finisco da solo di dare un occhio a questa zona, poi proseguiamo, ok? Però nel prossimo episodio, perché per il momento siamo giunti al termine di questa puntata. A parte che sono finite le case, ma veramente. Vado su di qua. Signori, ciao e al prossimo video. Ciao Ellie, saluta. Vabbè.